Questo film merita di essere visto perché racconta la storia di un gigante del nostro secolo, la vita di Betty Page, una donna che negli anni 50 ha rimodellato l'immaginario erotico di tre generazioni. Questa ragazza del Tennessee, dotata di un corpo fulminante e di una frangetta da adolescente, ha inventato la pin-up, il fetish, il bondage e il burlesque. Ecco perché la cultura contemporanea popolare deve tantissimo a Betty Page. Basta guardare il look di Katy Perry, le performance di Madonna, il personaggio di Uma Thurman in Pulp Fiction, fino a Dita Von Teese col suo burlesque. Il modo che ha Betty di vivere il suo corpo perfetto è la quintessenza del nudismo. Per capire l'importanza di Betty Page basta dire che la rivista economica americana Forbes la mette all'ottavo posto dei cadaveri che producono più quattrini dopo la loro morte, grazie soprattutto a una catena di negozi di abbigliamento fetish bondage. Brava così. Guarda me, così. Betty Page cominciò a posare nel 1952 a 27 anni, pagata $25 per indossare bikini. È riuscita a entrare nella leggenda come modella fetish, pur non mostrando mai nulla oltre la nudità, mai nulla di hardcore. È passata dalle foto sadomaso vendute in certi negozietti al paginone centrale di Playboy. Lei è Betty Page, vero? Sì, sono io. Le sarei molto grato se mi facesse un autografo. Certo. Nel 1952 Betty Page finì nei guai per alcune foto bondage fetish. Fu accusata da una commissione del Senato americano della morte di un ragazzo di 17 anni che, per seguire quelle pratiche viste sulle foto, era finito all'altro mondo. Verrà dimostrato in questa sede il danno provocato dal materiale pornografico sulle menti più fragili. Come una Greta Garbo del fetish, Betty Page non permise mai l'utilizzo di sue foto dopo il 1958. Da quell'epoca in poi lei vuole mantenere la sua immagine intatta nel suo massimo splendore. Ormai settantenne, Betty Page concesse una rara intervista in cui rivelò il suo segreto. Io non ho mai avuto remore, problemi a sfogliarmi nuda davanti agli altri, perché io in fondo ho sempre trattato la macchina fotografica come se fosse il mio ragazzo. Facevo l'amore con quella macchina e godevo.